nostre stime vale più di 1 miliardo. Quindi in prospettiva, anche di fronte a possibili nuovi default di altre grandi compagnie, che sono state, tutto il mercato è stato un po' drogato dalla smania delle grandi navi porta container, dovremmo verificare se in Italia, questa è una cosa che vorrei davvero approfondire e cercare di lavorare in tempi brevi, possa essere possibile introdurre nuove regole per garantire una protezione legale che, come negli Stati Uniti, eviti il sequestro delle navi almeno fino alla consegna a destino dei carichi che sono in transito. Questo almeno aiuterebbe a limitare i danni in situazioni che potenzialmente, auspicabilmente no, ma potenzialmente si potrebbero ripetere anche per altre compagnie. La ringrazio, onorevole Del Rio. Facoltà di replicare l'onorevole Marco Tullo. Sì, grazie Presidente e grazie signor Ministro. Prendiamo atto delle sue risposte con piena soddisfazione, perché da una parte lei ci ha rappresentato quella fotografia che già noi avevamo in qualche maniera scattato presentando questo question time, di una situazione pericolosa e drammatica che va dai posti anche occupazionali che si perdono, ma che ha una dimensione molto più grande degli stessi posti di occupazione messi in discussione a Genova, Napoli e nelle altre sedi in cui ha sede Engin. Le risposte che lei ci ha dato a partire dall'incontro di domani al Ministero per salvaguardare la merce che è su quei container, e in maniera impropria molti terminalisti iniziano anche a chiedere agli agenti marittimi, in particolar modo, nuovi pagamenti, creano un guaio serio all'economia di queste categorie, ma soprattutto appunto su quelle navi ci sono merci già acquisite, merci che servono al mercato italiano, ma soprattutto merci anche per industrie italiane che hanno bisogno di quella merce per produrre a loro volta e magari esportare. Quindi non possiamo che essere soddisfatti di questa risposta, così come siamo interessati a continuare una riflessione su misure strutturali per affrontare situazioni, speriamo che non accadano più, drammatiche come appunto Engin, che è la prima compagnia coreana, la settima nel mondo, quindi parliamo di dimensioni grandi di un settore che rischia nuove situazioni di questo tipo. Grazie signor Ministro. La ringrazio onorevole Tullo, abbiamo così esaurito lo svolgimento, interrogazione e risposta immediata, sospendiamo la seduta, la riprendiamo alle ore 16:15 con il seguito della discussione delle mozioni concernenti iniziative in materia di riforma della legge elettorale. La seduta è sospesa.